Inauguriamo la mostra Il femminile allo specchio, che comincerà con una performance che consisterà nello svelare i quadri, perché i pezzi di carta igienica posti davanti ad essi verranno tolti dai fruitori, e poi ogni fruitore con quel pezzo di carta è libero di scrivere un pensiero anonimo oppure no, o di cestinarlo. Quindi in questo modo rendiamo l'arte, la mostra di stasera, partecipata in senso vero. È con questa performance, ovviamente nel pieno rispetto del distanziamento sociale, che è stata inaugurata la mostra Il femminile allo specchio. Si tratta di un'esposizione interamente dedicata alle raffigurazioni contemporanee della donna. La mostra infatti vuol dar voce ad artisti ed artiste che attraverso la loro creatività e il loro linguaggio espressivo hanno messo in forma l'essere donna in questa nostra epoca, oltrepassando i confini stessi del sensibile. Presente all'inaugurazione della mostra anche il candidato a sindaco di Arezzo per il centro-sinistra Luciano Ralli, che ha già le idee ben chiare su quale dovrà essere il ruolo della cultura nel futuro della città. Io sono convinto che la cultura è un elemento importante per questa città, che si ritrova anche nel settore della produzione manufatturiera, si ritrova, voglio dire, basta guardarsi intorno, quindi è un elemento importante. Credo che le risorse siano importanti per sviluppare quello che la cultura può fare insieme al turismo, le risorse però dobbiamo trovarle fuori di Arezzo, non isolando la città, facendolo partecipe un dialogo forte con la regione, cercando di intercettare risorse europee, perché col solo bilancio del comune si può fare veramente poco. E su questo mi impegnerò anche con un ufficio di progettazione europea, una prima cosa che farò nei primi 100 giorni se sarò sindaco.